Ripasserei la parola ai nostri ospiti. Non so, dottor, ripartiamo dal dottor Calderoli, se ritiene di intervenire. Sì, dico due cose Grazie. particolari per quanto concerne la prima domanda, sempre riportando l'esperienza più recente di Lombardia. Noi sabato scorso abbiamo fatto una manifestazione, al di là del numero che eravamo 1.000, pochi, tanti, sicuramente di più del solito, rappresentavamo un universo molto ampio di una cinquantina di associazioni che includeva anche partiti come il PD, incredibile, non è vero? Oltre 5 Stelle, Rifondazione, più Europa, anche ARCI, quindi un'ampia gamma. E la reazione di Fontana, che si è degnato indispettito, di dire: ma quelli non contano niente, non hanno proposto niente, il PD vuole andare con le forze radicali, eccetera, eccetera, ci ha dato il senso di che stiamo in qualche modo riuscendo a essere minimamente fastidiosi, perlomeno. La legge ovviamente della Moratti passerà, i numeri ci sono, però incominciamo a scalzare un attimino la ferrea monolitismo attuale, un monolitismo che si è alimentato anche dal fatto che le opposizioni in questi 25 anni, se non sono state in qualche modo complici, hanno comunque tollerato quell'idea, che in qualche modo accettavano il paradigma della sussidiarietà, della parità finta tra pubblico e privato, eccetera, eccetera, e non sono mai intervenuti in maniera incisiva se non quando c'era qualche cosa di particolarmente eclatante. Va anche detto che nel pomeriggio stesso di sabato c'è stata la manifestazione No Green Pass, No Vax, ed erano in 10.000. Per cui sembra in questo momento che anche quel tipo di manifestazione fanno un po' distrarre l'attenzione dei cittadini su quelli che dovrebbero essere i temi precipui della salute, in particolare in prospettiva post-Covid, mentre si incastrano su questioni che momentanee, come il Green Pass, che invece hanno una valenza del tutto, a mio avviso, secondaria. Noi nel 2017, anche per dire che questo risultato attuale che stiamo in qualche modo raccogliendo non è venuto giù dal cielo, ma nel 2017, pur essendo del tutto minoritario, avevamo iniziato una lotta sulle cosiddette delibere dei cronici. Il sistema introdotto a partire dal 2017 praticamente scindeva in due la persona con più patologie croniche, in particolare gli anziani, ma non solo, in cui la parte, chiamiamola tra virgolette, normale rimaneva con il medico di base, con il medico di medicina generale, la parte tra virgolette patologica poteva essere gestita, presa in carico a un altro soggetto pubblico privato, per lo più privato, e quindi la persona, a seconda dell'organo in quel momento letteralmente interessato, andava dal medico di base o utilizzava il gestore, come veniva chiamato. Noi abbiamo fatto una lotta contro queste delibere che appunto sembravano proprio che arrivavano al culmine dell'efferatezza, diciamo così, dal punto di vista della modalità di approcciare una persona che diventava un insieme proprio di organi da, tra virgolette, aggiustare, e siamo riusciti ad avere un risultato girando per tutta la Lombardia e mostrando la verità, la realtà che c'era dietro a quella delibera, che veniva ovviamente presentata come il non plus ultra della velocità, della disponibilità e della presa in carico appunto delle persone con delle cronicità, ed è sostanzialmente fallita, nel senso che il numero di persone che hanno aderito a quel sistema è stato estremamente ridotto, molto al di sotto rispetto alle aspettative. E finisco dicendo che il problema è anche che dobbiamo tenere conto che in Lombardia, non solo in Lombardia, c'è stato un percorso, come dicevo prima, nel caso nostro, che è durato addirittura 25 anni, in cui la gente è stata abituata, è stata mitizzata, cioè il veleno poco per volta è entrato, per cui la gente non riesce più a distinguere tra pubblico e privato, per loro pari sono. L'importante è che abbiano delle prestazioni più numerose possibili, più velocemente possibile, al di là della appropriatezza e dell'efficacia della prestazione stessa. È ormai entrata in testa l'idea che
più farmaci, più prestazioni, vuol dire più salute, invece sappiamo tutti, no, che non è così, e quindi è difficile ritornare, riuscire a ritornare a una visione appunto corretta della salute. Però appunto c'è questa speranza che non è solo medicina democratica, non sono solo poche associazioni o poche realtà sociali, in particolare della sinistra, che vanno in questa direzione, ma il campo si sta allargando perlomeno a livello delle associazioni e crescono le vertenze territoriali che sono spesso una leva per poi arrivare anche a degli obiettivi più importanti, quindi a mettere in discussione e a proporre un nuovo modello. Grazie. Grazie infinite, grazie. Contiamo ancora su di lei, dottore, in futuro. Grazie. Chiara, forse, o Artesio, chi vuol prendere la parola per prima? Ma io volevo solo ringraziare il professor Cavicchi ancora per questo suo libro, per in qualche modo la critica. Lui dice che se neanche in una pandemia abbiamo il coraggio di essere, di pensare come sinistra, allora siamo messi male, è vero. Mi auguro che questo sia proprio anche uno sprone ad essere più coraggiosi, cioè a non aver paura delle scelte, a non aver paura dei nostri decisori politici, in particolare della sinistra, cui è rivolta la critica di non avere il coraggio di un cambiamento, invece di davvero avere il coraggio di confrontarsi, di fare delle proposte radicali, perché il coraggio di essere radicali in questo momento credo che sia fondamentale. Voi me lo insegnate bene, perché io come sindacalista per la prima volta mi sono seduta in assessorato con dei movimenti che hanno fatto la carica, hanno avuto la carica della polizia, quindi per me è stato un po' così una novità, però è stato molto istruttivo e quindi ben venga la radicalità. Lo faremo ancora, Sì, facciamo infatti ancora. sono molto preoccupata, ma va bene, verrò. No, la prossima volta sarà tranquilla, i tre se ci ricevono finalmente, però almeno quel punto lì l'abbiamo segnato, insomma, che un movimento costringe l'istituzione a un rapporto, poi vediamo. Eleonora Artesio, voi... Sì, mi Vai. sentite? Sì. Mi sentite? Benissimo. Io vorrei spezzare una lancia in giustificazione delle difficoltà di questa sinistra, cioè per quale ragione questa sinistra di governo dà l'idea di tirare a campare e di procedere per aggiustamenti progressivi, magari con i fondi di magazzino, con le giacenze, per citare la terminologia del libro del professor Cavicchi, anziché mettere mano a una serie di riforme, perché i movimenti hanno così fatica, nonostante i successi che in alcuni contesti territoriali si raggiungono, a dare continuità e a passare dalla rivendicazione per una specifica situazione territoriale alla consapevolezza sulla riaffermazione del sistema sanitario quale quello che avevamo pensato, pubblico e universale. Probabilmente perché abbiamo alle spalle e anche ormai nella cultura diffusa molti, molti anni di sottovalutazione del ruolo della tutela della salute nelle politiche pubbliche. E da questo punto di vista vorrei sottolineare che noi oggi ci ritroviamo tutti a parlare di un futuro post-pandemia o comunque a pandemia gestibile. Dopo un periodo in cui universalmente si diceva dobbiamo reinvestire sulla sanità, lo dicevano tutti, compresi quelli che avevano disinvestito e teorizzato di disinvestire, ma erano esattamente anni e anni in cui la gestione della sanità era una gestione che veniva consegnata ai ministri di turno, agli assessori di turno a saldo zero. Cioè era una consegna data agli amministratori e ai politici con il vincolo di non superare quello che era il limite della compatibilità, perché altro non ci saremmo potuto permettere.
Cioè la politica ha dovuto, quella che si occupava di questi settori, ha dovuto costantemente combattere contro una cultura dominante di altro tipo. Quindi in qualche modo mi viene anche da dire, pensate a un ministro come il ministro Speranza, che appartiene alla formazione più piccola della coalizione di governo che si vede consegnare la sanità, ma pensiamo davvero che se il pensiero dominante non fosse stato quello di amministrare ancora a saldo zero, lo si sarebbe consegnato ad un ministro rappresentante di una formazione politica così piccola, ma vale anche per me, eh? Non crediate che il discorso a livello regionale fosse stato diverso. Poi si può sempre stupire, si può sempre essere un elemento di disordine nell'ordine che altri avrebbero voluto costruire e provare ad agire in quella direzione. Però abbiamo alle spalle esattamente un tempo molto lungo in cui, come si dice ancora, si ricorda bene nel libro, in cui il tema del diritto alla tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività è stato subordinato al pareggio di bilancio. E quindi i livelli essenziali di assistenza, che a me piacerebbe più chiamare livelli obbligatori omogenei che non livelli minimi, perché il termine essenziale ci riconduce sempre all'idea del minimo, in realtà erano obbligatori per l'esercizio da parte delle regioni, ma subordinati al pareggio di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili. Quindi abbiamo alle spalle una lunga cultura che è stata serenamente rimossa dagli stessi autori che l'hanno promulgata, non perché secondo me l'abbiano superata quella cultura, semplicemente perché in questo momento c'è un processo di rimozione dovuto alla condivisione di un senso comune, che è quello dell'allarme e quello del bisogno di tutela della salute. Ma se andiamo ad analizzare i documenti di programmazione economica degli anni futuri, al di fuori degli stanziamenti del PNRR, di cui si è già detto e dei cui limiti si è già parlato, in particolare sul fatto che investono sui muri e non sulle competenze che all'interno di quelle strutture dovranno operare, se andiamo ad analizzare i documenti di programmazione futuri, lo ha pubblicato Altra Economia pochi giorni fa, andiamo a vedere di nuovo una decrescita del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e con la motivazione questa volta non più della compatibilità, ce lo chiede l'Europa, l'equilibrio di bilancio, i piani di rientro, ma con la motivazione che sull'eccezionalità intanto interverrà il PNRR. Dopodiché in questo discorso è del tutto ragionevole il ragionamento che credo abbiamo condiviso e che nel libro viene prospettato e che partiva persino da quell'originaria riflessione del professor Oddone, che il sistema non può semplicemente diventare sempre più costoso, ma nel momento in cui si afferma la necessità di sostenerlo economicamente in funzione degli obiettivi che vuole raggiungere, bisogna individuare attraverso quei processi partecipativi quali siano gli obiettivi di salute contemporanei e quali siano le alleanze e le competenze che possono essere messe in campo. Vorrei però ricordare, perché non lo si rimuova anche da parte nostra, che abbiamo alle spalle questa lunga teoria e questa lunga pratica della sottovalutazione del sistema dal punto di vista della tenuta in termini di consistenza economica e di continuità, e anche di sottovalutazione della tutela della salute come principio culturale di interesse generale. E questo spiega anche forse il fatto che fatichiamo a passare nelle relazioni con le persone oltre quel sentimento di risentimento e di rivendicazione che oggi sembra essere uno degli aspetti più critici del rapporto delle persone con il sistema pubblico in generale, perché i medici possono raccontarcelo e il personale sanitario ce lo può raccontare, sono stati per una breve stagione angeli e eroi, ma erano prima e sono ancora adesso i destinatari di un atteggiamento fortissimo di risentimento nei confronti del sistema e delle prestazioni pubbliche. Ho finito.
Grazie infinite, Leonora. Lasciatemi dire solo un piccolo particolare. Come mai ATTAC, che è un'associazione che si occupa di finanza, si occupa di sanità? Per le ragioni che diceva adesso Eleonora. Ci diranno che mancano i soldi, vabbè, adesso arriva il piccolo piano Marshall del PNRR, però le compatibilità devono essere questo, gli equilibri di bilancio, eccetera. Non è vero. È una grande menzogna di cui siamo vittime tutti, perché i meccanismi che presiedono ormai ai bilanci, al credito e alla finanza sono tali per cui si rapina la finanza pubblica, si rapinano, è una rapina mastodontica che abbiamo cercato di sollevare anche a Torino e che è difficile da spiegare perché è complicata, eccetera. Fino a qualche giorno fa Eleonora era consigliera comunale e ci ha molto aiutati nel portare avanti questo discorso in un consiglio comunale assolutamente indifferente, ignaro e volutamente, secondo me anche ignaro, che per esempio il debito, che è enorme, Torino è la città tra le più indebitate d'Italia, è frutto di una speculazione, non di meccanismi economici in mano a gente scriteriata. È una enorme, enorme speculazione finanziaria. Dal piccolo particolare, i tassi di interesse applicati dalle banche sui mutui prestati ai comuni, compreso il comune di Torino, erano ciuchi, erano manipolati, c'è una condanna della Commissione europea alle banche di miliardi che hanno dovuto pagare come multa alla Commissione europea per questi misfatti, con la Commissione che ti dice, guarda che comuni, guardate che qui ci sono tutte le prove di quei misfatti, datevi da fare per recuperare quello che vi è dovuto, perché vi venga restituito quello che vi è stato tolto. Eleonora è testimone che il nostro ex assessore al bilancio ha riconosciuto che qualcosa sì effettivamente c'era, e però che bisognava procurarsi un parere, che non bastava quello della Commissione europea, un parere di esperti in campo finanziario al quale chiedere se si poteva andare avanti, e per questo stanziava 30.000 euro. Siamo insorti, abbiamo detto non sprecare i soldi in questo modo, è una via per buttare via dei soldi a esperti finanziari che sono quelli che hanno creato quei meccanismi lì. Vabbè, adesso mi fermo, ma per dire che sulla sanità, dopo o per durante la pandemia, trincerarsi come fa il Comune di Torino, ha fatto finora e temo farà la prossima maggioranza, dietro alla questione dell'enorme, vero, enorme debito del Comune, è una questione di speculazione finanziaria, certo, anche di debito dovuto alle banche, ma è una questione di speculazione finanziaria che non si riesce ad aggredire, a far emergere, come la stessa difficoltà che abbiamo poi anche in campo sanitario, malgrado la gente soffra sulla propria pelle poi la malattia. Ma comunque era per dire che l'interesse che ha motivato questo tipo di iniziativa è, direi che è più finanziario antispeculativo che sanitario. Nessuno di noi, per esempio, di ATTAC Torino è esperto di questioni sanitarie, ma dietro a queste c'è quel blocco di potere che ha in mano non solo il bilancio dei comuni, ma anche il bilancio degli stati, insomma, visto che poi è quello che determina le regole di mercato a cui anche la sanità è sempre più indotta a soggiacere.